Domani faremo uscire la carriera fatta. Che bello, dunque, dai, ragazzi. Dai, dunque, ragazzi, manca meno un giorno per FIFA 22, ve lo dico, ragazzi. Non vedo l'ora di avere FIFA 22, di giocare, di portare live e di creare la mia squadra che sono intenzionato a creare una squadra, dunque, ragazzi. No, ragazzi, ho sbagliato carriera, non devo fare questo. Ah, buon niente, non si può sbagliare, dunque, ragazzi. Dai, che si può fare? Dai, domani andiamo, oppure stasera facciamo uscire il nostro fatto. Dunque, benvenuto, ragazzi. Dai, ragazzi, manca poco per FIFA 22. Dai, ragazzi, perché io sono intenzionato di creare la mia città su FIFA 22. Questo è, ragazzi, farlo vincere tutte e quattro. Dunque, ragazzi, non so dove sta Federico Di Marco. Io ho deciso di fare carriera con Di Marco. Dunque, ok, sono state, le cose sono state aggiornate. Giocatore, scegli calciatore. Forse dovrebbe stare con l'Hellas Verona. Andiamo a vedere Di Marco. Dunque, ok, ragazzi, 74. Dovrebbe iniziare la tua carriera con Di Marco. Ok, iniziamo con Di Marco. Attivo. Ok, avanti. Il calcio è tornato, benvenuto il calcio, dunque. Siamo con il, veramente stavamo con il Verona, dunque, ragazzi. Dai, con la FIFA 22 già ci abbiamo sull'elite, dai. Dai che, ragazzi, non vedo l'ora. FIFA 22, dai, ragazzi, ve lo dico, manca poco. Dai, quando manca? Carriera, progressi, carriera qua Di Marco, siamo in prestito con il Verone, poi andiamo all'Inter. Che è questo? È acquisto David Silva, ok. Modifica giocatore, dunque, ragazzi. Voglio modificare. No, mi posso modificare com'è, ragazzi. Non mi posso modificare, ragazzi. Posso modificare, ragazzi, tutto questo, ragazzi. Quindi qua sarebbe altri campionati, calendario, a posto. Dunque, scendiamo in campo, ragazzi. Allora, dobbiamo fare amichevole contro il Lorient, FC Lorient, dunque, ragazzi, che siamo in prestito in Verona, dunque. Di Marco pronto per la sfida contro la Nazionale Italia. Ok, in bocca al lupo e andiamoci a giocare. Scendiamo dunque, dai, ragazzi. Ok, scendiamo. Controlla Di Marco, dunque, ragazzi. Ok, ragazzi. Dunque siamo. Se sarebbe un difensore saremo, dunque, ragazzi. Mattia Zaccagni. Eccolo qua, ragazzi, attenzione. Scendiamo in campo, ragazzi, giochiamo pure in campo.
Ecco, la prima partita che si disputa con la carriera del giocatore con Di Marco, ragazzi. Match attentissimo, l'entrata della tifoseria, questione di attimi. Verona, Lodi. È tutto pronto anche in cabina di commento per giocare Stefano Nava, come sempre con voi. Si gioca per il primo match della transazione di questo torneo precampionato. Non dovrebbero mancare le emozioni oggi a giudicare delle formazioni in campo. Debutta per questo torneo precampionato. Occasione giusta per il tecnico per esperimenti. Eri senza esagerare, visto che la condizione non può essere Di Marco, Federico Di Marco. Stagione. Le buone. Bravo Di Marco, capisce tutto. Vai Di Marco. Attenzione Di Marco, vai Federico Di Marco. La gara, le avversari sono difensive, attese di colpire in contropiede, può essere questo, Di Marco. Può portarsi in vantaggio. Respinge il difensore. 6-2, io. Grande Federico Di Marco, ragazzi, sta giocando benissimo, è stato dunque deviato dal giocatore dell'Orient e dunque sarà calcio d'angolo per noi dunque. Cross verso il centro dell'area, azione sfumata senza problemi. Dai ragazzi, dopo domani vado a prendere, ci sono 22, ci sono metri a disposizione. Palla interessante. Bravissimo quel difensore che ha recuperato. Vai Verona, attenzione Di Marco. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. La rimette in mezzo. Bravo, io. Pallone riconquistato dalla squadra avversaria. No. Oh, attenzione ragazzi. Così depurata. Bravo il portiere del Verona. Di Marco. Passa la sua compagna. Di Marco chiede la palla. Vai Di Marco. Bella, no, sbagliamo palla, palla, regaliamo l'azione dunque alla squadra di casa. Bravo Di Marco, bravo Federico, vai Federico Di Marco, vai Federico, vai Federico, grande Federico, grande Federico, grande Federico. Mamma mia che ha fatto Federico. E questo è un giocatore, aiuto, 6-3 per il momento, stiamo andando. Grande Federico, io facci sognare. Vai, attenzione Federico Di Marco, passa ai suoi compagni. Annaccia, io era buono, annaccia. A metri per correre. Potrebbe andare a cross. Interviene bene e spazza. Bravo Di Marco che capisce tutto. Vai lasagna. Mannaggia lasagna. Il possesso del pallone. Siamo a trentesimo tra Verona FC Lorient sullo 0-0 dunque ragazzi. Azione che si fa interessante. Hai scattato dopo. Arriva dunque fuori gioco la squadra FC Lorient. Perché poteva andare in porta. Vai Di Marco, lo passa al portiere, Di Marco chiede palla. Bravo Di Marco. Vai Di Marco. Baracca. Vai Di Marco. Posizione ideale. Tira il respinto dal difensore. Intervento a liberare, il tiro dalla bandierina. Di Marco ci ha tentato ragazzi, niente da fare, non trova per momento il gol Di Marco. Federico Di Marco non trova per momento il gol dunque ragazzi. Mamma mia. La classe è mezza a cercare la testa di un compagno. Ci pensa lui a spazzare via. Attenzione Federico Di Marco, vai Federico. Mannaggia, è stato chiuso dal giocatore dell'Orient Federico Di Marco. Dunque, vai, fate. Bravo Di Marco, perché ho capito. Dunque, Federico Di Marco. Regala qui il pallone. Avanza palla al piede. Risultato di parità, si affidano al giro palla per superare la difesa. Vai Di Marco, clamoroso, prende palla. 1-0 dunque, raccolgono i frutti del proprio
dominio. Hanno sfruttato al meglio Di Marco ha preso dunque il clamoroso palo, però è chiuso il compagno suo a sbloccare. Che cazzo di palo per Di Marco. Vediamo l'azione che ha portato al gol. Migrato al palo. Un palo più lontano. Di Marco si prende il clamoroso palo, ragazzi. Va a prendere questo clamoroso palo qui. Marco Davide Faraone dunque a sbloccare il suo primo gol in trofeo dei campioni dunque, ragazzi. Bella partita per hanno aperto le bene, diciamo, Federico Di Marco dunque, ragazzi. Sta giocando proprio benissimo dunque, ragazzi. Lo dico, sta giocando proprio bene. Morello. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Cercano di aprire la difesa avversaria. E dunque si chiude la prima frazione del primo tempo tra la Sovaluna e il Foc Lorient. Dunque 1-0 per la Sovaluna contro l'Orient, dunque, ragazzi, che l'ha trovato il Faraone, l'ha trovato, dunque lui l'ha trovato. Ha portato in vantaggio la sua squadra poco prima dell'intervallo, un gol questo. Allora 43 dunque il sbocato, noi potevamo portarlo noi almeno 43, dunque, che abbiamo preso questo clamoroso palo, ragazzi, ve lo dico, abbiamo preso questo clamoroso palo. Abbiamo preso sto clamoroso palo, veramente, non si voleva sto clamoroso palo, vai dunque. Si riprende a giocare in questo secondo tempo, match valido, lo ricordiamo, per la prima giornata della fase a girone. I due allenatori avranno dato sicuramente istruzioni alle loro squadre dell'intervallo, come giusto che sia. Vediamo come cambieranno le cose dunque nella ripresa. Vai, passala Di Marco, bravo Di Marco. Oh, di buono, bella aiuto, vai Di Marco, vai Di Marco. Bella, io bella questa partita, vai, attenzione a questo gol secondo me. Non può fallire, attenzione. Ma no, mannaggia, fallisce il gol Di Marco, Federico Di Marco si mangia il gol. Mamma mia ragazzi, come si fa a mangiare questo clamoroso gol così con Federico Di Marco, veramente. Mamma mia, non si può ragazzi, non si può proprio ragazzi. Dunque non si può ragazzi, dunque sarà rimessa laterale del portiere dell'FC Lorient dunque ragazzi. Faraone dunque esce, meno male che non veniamo usciti per il momento. Lazovic a posto di Faraone. Vai attenzione, ci c'è serve. Un obiettivo molto preciso di mercato per il Borussia Dortmund seguito dagli osservatori del club tedesco. È presto per dire dove finirà. Potrebbe anche rimanere, bisogna vedere. Vai Federico Di Marco. Federico Di Marco, bel passaggio ha fatto io. C'è anche il lancio lungo a scavalcare la difesa. Mannaggia Di Marco. Ci sarà una sostituzione. Ah, entra Fabri a posto di Kevin Lasagna, dunque. Cross verso il centro dell'area. Legge bene, è una situazione pericolosa. Pallo nuovamente in calcio d'angolo. Corner battuto in mezzo. Angolo calciato davvero male, palla che non raggiunge i saltatori. Hanno una buona occasione, fallo laterale. Può ricevere una posizione interessante. Mamma mia, ci sta facendo. Continua la pressione, ancora calcio. Federico Di Marco sta tentando tutto, lui trova pure un culo. Sta giocando bene. Attenzione qui del tecnico che ha visto sfumare il doppio vantaggio per la propria squadra. Vai, chiediamo prima palla. Corner in aria. Calcio l'angolo battuto male. Buono qui l'intervento del difensore, sarà fallo laterale. Vai dunque, attenzione Di Marco. Vai Di Marco. Niente da fare. Scialoba. Attenzione Scialoba dunque, attenzione Scialoba. Si avvicina all'area. Buona lettura della bravo Di Marco, vai, attenzione a Di Marco. Attenzione a Di Marco, vai Federico Di Marco. Attenzione Federico. Effettivamente c'è molta stanchezza in campo, necessario cambiare qualcosa. Bravo Igor. Bravo. Vai.
Fai la sua partita Di Marco, facci vedere chi sei. Vai Federico Di Marco. Federico Di Marco la sblocca. 2-0, pure il suo debutto, che trova anche Gull il suo debutto, ragazzi. Di Marco trova il suo debutto al 72esimo, quasi, ragazzi, che bella azione ha fatto Di Marco. Clamoroso Di Marco, è un buon giocatore. Grande Di Marco, ragazzi, bella partita per Di Marco dunque. Bellissima partita per Di Marco dunque, ragazzi, grande Di Marco, tutto lui l'ha fatto. Federico Di Marco trova il suo primo gol nel trofeo dei campioni al 72esimo dunque, ragazzi. Vediamo chi deve uscire. Dunque usciamo noi, ragazzi, dunque. Simuliamo il resto della partita. 2-0 dunque, ragazzi. Buona Juve, prima partita di precampionato buona per noi, ragazzi. Buonissima, ragazzi, veramente buonissima. Allora, si è venuto a 3 punti dunque, ragazzi. Fai vedere, fuori da 4 mesi. 3 punti finalmente, ragazzi. Ora dobbiamo giocare contro il West Bromwich dunque, ragazzi. Ah boh, si è fatto male, fa, ah boh, ce n'è un po'. Mamma mia, andiamo se c'è pure l'8 luglio 2020 contro il West Bromwich, ragazzi, dunque. Allora, diciamo, controlliamo sempre Di Marco dunque, ragazzi, che è 74. Sempre Di Marco dunque, ragazzi. Siamo sempre convocati all'inizio dunque, ragazzi. Ecco Daniele Baselli dunque, ragazzi. Vai Baselli dunque, bravo Baselli, ragazzi, attenzione Baselli. Scendiamo in campo contro il West Bromwich, ci giochiamo fuori casa stavolta, ragazzi, dunque. Dunque uno spettatore dunque, io boh. Era solo una e West Bromwich, una squadra, dobbiamo affrontare la squadra inglese dunque, ragazzi, non sono italiani dunque, ragazzi. Torneo precampionato che prosegue con la seconda giornata della quarta gironi. Si sfidano West Bromwich Albion. Dunque si inizia tra West Ham Bromwich contro l'Elas, vediamo fuori, meno male. Vai, attenzione Di Marco, Di Marco, vai. Vai, passamo. Chiedo qua, attenzione Di Marco. Vai Federico Di Marco. Federico Di Marco. Ha sbloccato lui al quinto minuto. Al quinto minuto ha sbloccato dunque Federico Di Marco. E dunque teniamo secondo gol in precampionato dunque, ragazzi. Grande Federico Di Marco, dunque la sblocca lui, ragazzi. Grande Federico Di Marco, buonissimo, bello. Allenatore c'è contento, ragazzi, che Di Marco trova già il suo gol dunque, ragazzi. Arriva il secondo gol per Federico Di Marco in trofeo dei campioni dunque, ragazzi. Mamma mia, com'è forte sto Federico Di Marco. Attenzione che Di Marco ha sbloccato praticamente, ragazzi. Il difensore che legge bene questo pallone. Vai Di Marco che la passa. Intuisce le intenzioni e ferma il passaggio. Vai Federico Di Marco. Vai bello. Taglia fuori bene qui la difesa con l'accio fuori. Lasagna! Palla sul palo e poi gol. Ma ha fatto fa bella assist da Coley. E con la buttata alla sangue 2-0 dunque l'Ela Serona, ragazzi, andiamo più 2, 6 gol di Federico Di Marco e 6 più un altro gol di Kevin della sangue, che dunque portiamo il Verona più 2 da loro contro il West Bromwich dunque, ragazzi. Questo è il momento di fa. Palo gol ha trovato Kevin della sangue dunque, meno male, ragazzi. Il Verona sta andando bene dunque, la grande sta andando dunque, ragazzi.
Kevin Lasagna, mamma mia, arriva il suo primo gol in trofeo dei campioni per Kevin Lasagna, dunque ragazzi. 2-0, Hellas Verona contro il West Bromwich, dunque ragazzi. Dato ci guardiamo. Peltier. Liverpool. Dunque, buonissimo. Vai Di Marco. Palla recuperata dagli avversari. Bella Ju, bella. Il pallone è uscito, si Non ripartirà ce con l'ha fatto connessa Di Marco, laterale. dunque arriva, dunque la palla. Mannaggia. Prova a giocare sulle fasce. Attenzione a Edwards, attenzione ad Edwards. Shaftesbury cross. Intervento così così, palla ancora pericolosa. Bello Yu, bello Di Marco, vai Di Marco. Possibilità di contropiede, attenzione. Vai, buono Yu. Attenzione Federico. Di Opportunità. Marco, si Palla in tenta. gioco. Occhio qui. Federico Di Palla Marco, fa la in doppietta. rete. Conclusione bassa, non può arrivare La Dumfries. doppietta di Federico Di Marco, ragazzi, Di Marco, Di Marco. La doppietta per Federico, doppietta Ci per vedremo Federico Di passare Marco, delle prime due palle, difesa immobile, circostanza tutti fermi, doppietta, e quindi c'ha tre palla. gol in trofeo dei Ci sono campioni, qua. dunque Federico Di Marco. Allora, Sicuramente ci può essere venticinquesimo qualcosa da Federico Di discutere, Marco chiude partita. ha chiude la partita con West Bromwich, dunque ragazzi. Mamma mia. Hanno aumentato 3 a il vantaggio 0 adesso al ragazzi, secondo e Verona. 3 a 0. Ma mi servono solo sostituire, se no facciamo altri gol. Stefano, sei d'accordo con chi sostiene che il calendario sia troppo fitto fra coppe e campionato? In effetti le squadre che arrivano fino in fondo nelle coppe superano ampiamente le 50 partite ufficiali in stagione con impegni infrasettimanali e poco tempo per allenarsi. È vero che ci sono delle cose allargate rispetto a qualche anno fa, Comunque ma non è un semplice fallo del giocatore mantenersi al del top West Bromwich, il fallo che ha fatto addosso su Di Marco, Federico Di Marco dunque. Può Dunque, scegliere la strada manca della ammonito, compressione, l'avvisa solo richiamo solo. verbale per lui. Sembra volergli dare un'altra possibilità. Guarda che cazzo fa su Federico Di Marco dunque. Mannaggia, questo era da fallo ragazzi dunque. Vai Federico Di Marco. Baselli. Attenzione Di Marco, vai Di Marco. Recupera la palla con un contrasto deciso ma corretto. Dunque siamo Rimangono in al campo già aperto. 34esimo dunque Ha spazio ragazzi. davanti a Dopo domani sé. non Ha abbiamo fatto i due un'autostrada a dunque. disposizione. Portiere decisivo qui deve evitare il gol. Si è opposto da campione al tentativo dell'attaccante. Potevano passare in vantaggio se avessero sfruttato meglio questa occasione. Recuperano il pallone. C'era tutta la potenza in questo tiro, peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Vai Conclusione grande che Di non è Marco, vai Di uscita di Marco. molto, sopra la traversa. Sturara. Questo Prova a sfruttare le corsie. È in buona posizione. non c'è tempo Palla in da avanti, essere rimessa alla porta. campione. Il match di oggi per lui è in salita. Non sta rendendo come al suo solito e la squadra ne risente. Dalla grafica sui palloni giocati rimangono evidenti le sue difficoltà in fase di impostazione. Ha dunque sprecato questa le poche occasioni che ha avuto per sostituire i compagni finendo e per girare a da uomo la maggior recuperare la parte del fine del tempo. primo tempo. È in buona posizione. Faraoni. Abile Un solo segna minuto di dunque un recupero minuto di concesso allo recupero. direttore di gara. Ceccherini. E dunque si chiude la prima Arbitro che frazione dice che del può primo tempo che passare. siamo Primo già su tempo che si 3-0 chiude con un contro risultato il netto di 3 a 0. West
questo Abramovic. Ah, ma il De Gaulle, Federico Di Marco, come tiene? Fin qui sta andando tutto per il verso giusto che ha messo. 3-2-1 dunque con la Sardegna. E qua la piatta gli riparte dunque, ragazzi. Con il West Bromwich. Mamma mia, bella io. Pronti dunque per la ripresa con l'Ellas avanti nel punteggio. Allontana il difensore su questo tiro. Ma lo sta giocando da campione. Aiuto, Di Marco capisce tutto. Secondo le ultime voci di mercato, Immobile potrebbe cedere le lusinghe del Liverpool. Ha dimostrato il suo valore in campo e non ha Di Marco c'è tentato. Portiere controlla la conclusione senza difficoltà. Ma no, c'è che cazzo fai Di Marco? Non fare cazzate. Mi raccomando Di Marco, non dobbiamo fare nessuna cazzata. Non attenzione di niente, ehi, ci ha tentato lui. Tiro l'arco, fuori pezzo. Mandano in campo forse preso. Scaccello, un cambio che ci può bar, stare a questo punto. Dovrebbe essere Barak questo dunque, ragazzi. Vai Di Marco, vai Di Marco. Sì, era Barak. Vai Di Marco. Ceccherini. Vai Di Marco che de Padma. Sturaro. Grande du. C'è spazzano via il pallone. Ha fatto bella cosa però. Liverpool. Occhio al contropiede qui. Vale qui il difensore. Buon possesso palla, caccia gli spazi. Bravissimo. Bravo, Di Marco. Che no, Di Marco, non fai nessuna cazzata. Vai Di Marco, no. Liverpool. Pallone terzo. Grande Di Marco, vai Di Marco, vai Di Marco. Palla in verticale sull'attacco. Bella you. Bella la verticalizzazione. 3-4-0 Verona dunque, ragazzi. Bella assist che ha fatto Di Marco, Federico Di Marco. Grande Di Marco, ragazzi, grande Di Marco, meno di quello che ha fatto Di Marco. Bella assist, bella passaggio. Mamma mia. C'è di potere West Bromwich Albion. Kevin Lasagna tiene dunque The Ghoul, ragazzi. Mamma mia. Bella, guarda che sembra 4-0 4-0 ragazzi, vedete voi che lunga la sagna del 70esimo tiene due gol, un trofeo dei campioni ragazzi, Kevin Lasagna, mamma mia. Di Marco dunque se ne esce ragazzi, sta giocando bene ragazzi, simuliamo il resto della partita, ok, che abbiamo fatto bene, diciamo 4-0, mamma mia. Dunque ragazzi, Di Marco, Lasagna e Di Marco, a posto. Ehi, il Young Boss che c'è di uno contro l'Oriet, dunque. Dunque, ragazzi, dobbiamo giocare contro lo Young Boss. La prossima sarà contro lo BSC Young Boys, dunque ragazzi. Per il club nazionale. Di Marco, eccolo qua ragazzi. La tua partita è andata a Real Madrid, mamma mia ragazzi, dunque. Allora, FIFA 21, carriera
giocatore con Federico Di Marco. Di Marco. Episodio 2. Young Boys in trofeo di campioni. Dunque, e dunque veloci ragazzi, dunque veloci, la live termina qua. Abbiamo fatto due partite con Carriera Di Marco. Ok, sappiamo. Dunque ragazzi, oggi, ecco, domani giovedì, dunque aggiungi calendario ragazzi. Dunque per oggi termina qua la carriera giocatore con Federico Di Marco. Ci vediamo domani con la seconda puntata, sempre carriera giocatore con Federico Di Marco. Ragazzi, dobbiamo affrontare lo Young Boys dunque ragazzi domani. Questo è ragazzi. Ragazzi, per oggi la carriera dunque si chiude qua e ci vediamo domani, sempre alla solita ora. E dai, che dopo domani devo andare a prendere FIFA 22, non vedo l'ora ragazzi, che devo così creo la mia città di San, dove abito nel mio paese, così porto a trofare tutto il campionato, Champions League, Europa League, se andiamo, eccetera, questo qua. Dunque ragazzi, la live per oggi termina qua e ci vediamo domani con la stessa solito orario, dunque sempre con carriera da giocatore con Federico Di Marco. Ragazzi, io vi faccio un bel saluto, ci vediamo domani e buona visione e boom, e fate un buon mercoledì e buon mercoledì a tutti quanti a voi. Dunque ragazzi, la live termina qua, arrivederci dunque ragazzi, alla prossima.